Ma che emozione si prova a recarsi qui allo stadio Il Sushida? Un'emozione bellissima per me che non abito a Crotone, abito nelle zone di Reggio Emilia. Venire qua ogni volta è bellissimo. L'ultima volta che ci sono venuto è stato 4 anni fa in occasione di Crotone Latina. Purtroppo abbiamo pareggiato, però rivenire qua dopo 4 anni è stata un'emozione bellissima. Ma chi le ha trasmesso questo amore per il Crotone? Mio zio mi ha portato una volta qua allo stadio, Crotone Virtus Lanciano di Coppa Italia, vita 3-2 per noi con gol al 90° di Mirko Eramo, e quel boato, quella gioia mi ha trasmesso delle sensazioni che seguendo il calcio non ho mai provato, e da lì è stato amore. A Biadana quanti crotonesi ci sono? Ci sono un po' di famiglie crotonesi, ma tifosi ne conosco pochissimi. Tra cui i parenti del suo Rafael? Sì, tra cui loro. Poi lei ha fatto diverse trasferte dall'Emilia Romagna per vedere il Crotone? Sì, sono stato a Carpi, sono stato a Verona, sono stato a Reggio Emilia 2 volte. Purtroppo tutte le trasferte che ho fatto le abbiamo perse 2-1, quindi sai che non ne faccio più. È un melograno. Senta, ma come ha disputato quest'anno il campionato il Crotone di Giovanni Stroppa? Ha fatto un bellissimo campionato per me. La società gli ha fornito i giocatori che gli servivano per il suo 3-5-2. I giocatori per fortuna hanno seguito il mister. Ci sono stati alti e bassi, più alti che bassi per fortuna. E promozione meritatissima, abbiamo giocato quest'anno. Noi tifosi ci siamo divertiti e abbiamo fatto divertire anche chi non è tifoso del Crotone. Ma cosa ha provato quella sera della seconda promozione del Crotone in Serie A? Devo dire la verità, la sera ho visto la partita, dopo sono andato a giocare a beach volley, convinto che Cremonese Spezia finisse tipo titolo dello Spezia, quando ho saputo che all'85esimo era ancora 0-0, mi sono finto infortunato e ho guardato la fine. Poi hai fatto la sfilata, che fa? Ho festeggiato in mezzo al campo e poi ho preso qualcosina da bere al bar di fianco. Ma come ci si sente essere un tifoso del Crotone in una terra così lontana dalla Calabria? Magari essendo l'unico tifoso del mio paese è una bella sensazione. Anche c'è chi mi dice: ma come fai a tifare il Crotone anche se sei in Serie B? È la passione, non è la categoria. A lei non interessa la categoria? Per me il Crotone può pure giocare in terza categoria, io lo seguirò perché amo la maglia, la squadra, non amo la categoria. Perché zio Gino le ha trasmesso questa passione? Sì, per fortuna sì. Senta, che vita svolge lei a Biadana? Ha concluso gli studi, ma ora? Ora speriamo di trovare lavoro, così... È la ragazza sì. Dei sogni, o c'è già? No, sono single, però se una ragazza crotonese vuole farsi sotto, volentieri. Però la ragazza deve fare le valigie per trasferire. No, vengo io qua, magari facciamo primo appuntamento allo stadio, partita di Serie A magari. Sì, perché Crotone come città mi piace, poi vedere sempre anche magari le partite in TV, brutto, magari. Mi piace anche il lungomare, la città in sé, le persone. Senta, per concludere, adesso il Crotone è in sila per il ritiro. Che pedine deve prendere Stroppa, o meglio la società, per affrontare questo nuovo campionato di Serie A? Stiamo puntando su Esposito, Agumè, Asamoah e tanti altri giocatori. Asamoah sarebbe perfetto, però credo che c'è da puntare su qualcuno esperto. Io ieri, vedendo Spezia-Frosinone, mi sono accorto che Matteo Ricci è un gran centrocampista e vederlo al posto di Barberis non mi dispiacerebbe.
E per finire, come si dice? Sempre forza Crotone. Ma il cielo è sempre più blu. Sempre più blu, sempre più blu. Com'è andata? Bene? Bene, bene. Bene. Sì. Fa caldo, salutiamo il signore. Buongiorno. Buongiorno. Avete biglietti per la Serie A per caso? E mi sa che ho sbagliato botteghino. Ah, ho sbagliato? Di là? Sì. L'ultima volta che sono venuto all'Ezio-Uscita non c'era il cartellone grande, non c'era la tribuna coperta, era uno stadio. Quindi tant'anni. Sì, tantissimi anni. Questo è stato dal nord. E ha trovato la sorpresa. Tac.